Tropico del Cancro, costa occidentale dell'Oceano Indiano, temperatura esterna 40 gradi. Proprio lì, dove finisce il grande deserto arabo e lo sguardo si perde sull'immenso oceano blu, una terra lontana e misteriosa ci attende, l'Oman. La fresca penombra dell'Istituto Nazionale di Restauro è la prima oasi del nostro viaggio. Dopo le formalità del caso, i grandi libri gelosamente custoditi aprono per noi le loro coloratissime pagine e la scrittura araba si manifesta in tutta la sua decorata grafia per raccontarci storie molto simili a fiabe. C'era una volta una terra che si ergeva da un immenso oceano azzurro. Le sue coste alternavano a bianche spiagge scogliere irte sul mare. I suoi deserti, percorsi da lunghe carovane, erano disseminati di oasi verdissime, ricche di palme, il primo grande bene che questa terra arida aveva miracolosamente donato loro. Alberi che fornivano preziosa legna e dolcissimi frutti, ricchi come non mai di vita. E sempre qui, dove terra e cielo si incontrano, nasceva anche il bene più prezioso per tutti gli abitanti del regno, l'acqua. Quell'acqua che aveva permesso di vincere un'aridità millenaria, di mitigare l'arsura e, incanalata con geniale semplicità, continuava da secoli a dissetare uomini e cose, permettendo il miracolo di veder fiorire in pieno deserto splendidi giardini, ricchi di grandi alberi e coloratissimi fiori. Questo miracolo è dovuto a un'architettura antica e sapiente, creata dai persiani, che per primi avevano abitato questa terra, e riproposta ancora oggi con gli stessi semplici e geniali criteri. Un intrico ordinato di canali, i falaggi, che come vene benefiche, accarezzano le antiche rocce creando la vita al loro passaggio. Oggi questa natura è vissuta da gente semplice e cordiale, cui il destino ha affidato il compito di tramandare una tradizione antica. I popoli del deserto hanno imparato a convivere con una natura ostile ma nello stesso tempo benefica, continuando con le loro semplici azioni di ogni giorno, i riti e le tradizioni dei loro antenati. Ancora oggi, un angolo di questo meraviglioso paese è l'unico posto al mondo dove continui a vivere l'albero dell'incenso, il cui gommoso nettare è ancora raccolto con i primitivi sistemi di millenni fa. L'albero viene ferito e si difende emettendo un bianco lattice che, raggrumandosi col tempo, diventerà fonte di profumo e magia.
È il sud del paese che conserva questo miracolo, le terre della città di Salalah, chiamata il Tropico dell'Oman per la sua aria dolce e profumata, come il suo incenso unico. E il vecchio souk sembra miracolosamente in equilibrio fra storia e leggenda, con botteghe e personaggi legate a un mondo di commercio che anche questa volta sembra uscire da uno dei nostri libri di fiabe. C'era una volta un popolo di arditi marinai che, solcando il grande oceano delle Indie, su esili barche in legno, aprì nuove rotte tra Oriente e Occidente. Sindibad, il marinaio, ne fu il leggendario interprete, ma le ripetute soste di Marco Polo in seguito confermarono la profonda conoscenza della navigazione di questa gente coraggiosa, curiosa e gentile. Gli omaniti giurano che Sindibad sia stato un personaggio reale, di cui si conosce anche il luogo di nascita, la città di Soar. Noi forse preferiamo ricordarlo come un personaggio di pura leggenda, legato ai suoi mitici 7 viaggi in Oriente, narrati dalle Mille e Una Notte. Comunque sia, molti Sindibad in seguito osarono sfidare l'immensità del grande oceano, riuscendo a giungere fino in Cina, inaugurando un'epoca di viaggi e commerci leggendari. I loro esili ma perfetti mezzi di trasporto furono meravigliose barche, i Dhows, che nella città di Sur sono costruiti ancora con le tecniche di 1000 anni fa, e alcuni antichissimi esemplari sono conservati come monumenti a Sur e nella capitale, Muscat. Con queste stesse barche, secoli prima della scoperta della bussola e dei ben più celebri viaggi di Cristoforo Colombo, i marinai omaniti riuscirono a raggiungere le coste settentrionali della Cina, instaurando con l'Oriente regolari collegamenti commerciali. Accarezziamolo allora, quel grande mare, così immenso e misterioso, eppure all'apparenza così splendido e ospitale. Le migliaia di stupende coste omanite sono oasi naturalistiche assolute, dove la presenza umana non è mai riuscita a compiere la sua devastante opera di contaminazione. All'improvviso, apparendo dal nulla, piccoli villaggi di pescatori ci accolgono con silenzio e apparente abbandono. Ma al nostro passaggio, come d'incanto, i villaggi si animano. L'ospite è sempre sacro, in un mondo dove l'ospitalità è un dono e l'esibizionismo un difetto. Ma questo i bambini non lo sanno ancora.
e manifestano la loro gioia per l'arrivo dell'ospite straniero, con la spontaneità e la semplicità che accomuna i bambini di tutto il mondo. Una comunicazione istintiva che supera le barriere linguistiche, culturali, religiose e ci fa sentire i benvenuti nel paese delle favole. Poi la vita prosegue, lenta e attiva, rivolta sempre al grande oceano, che non sembra mai stanco di sfamare chi gli chieda aiuto per vivere. E all'alba, come sempre, avviene la raccolta del frutto del mare, abbondante e apparentemente eterno, come il ritorno sulla spiaggia a ordinare e pulire le prede, un rito abituale ma sempre eccitante. In un altro approdo del paese, un raccolto più duro ci attende. La mattanza stanotte ha permesso di pescare decine di grandi squali, il cui aspetto, ancora minaccioso, è oramai spento nella tristezza della morte. I loro cacciatori li osservano con fierezza, ma non hanno nessun odio nello sguardo. Sono consapevoli di operare nel giusto. La natura vuole da sempre che la morte sia fonte di vita. Senza queste prede non ci sarebbero villaggi, non ci sarebbero bambini, non ci sarebbe la vita. E i pescatori, consapevoli, ringraziano Allah e pregano mentre lavorano, mostrando rispetto e riconoscenza verso le loro prede. I grandi pesci sono trasportati all'interno, dove saranno tratte dapprima le parti più pregiate, le pinne e la coda, considerate una prelibatezza nelle cucine orientali. La pelle poi sarà utilizzata dalla medicina tradizionale per la cura di alcune malattie, mentre la carne, essiccata al sole, prenderà la via delle antiche carovane e giungerà ai mercati dei villaggi interni, ai nomadi e alle popolazioni della montagna. Sarà l'alimento durante i lunghi periodi in cui il mare sarà inaccessibile per le tempeste provocate dai monsoni.
Lo stesso pesce lo riscopriamo in uno dei più suggestivi souk del paese, a Nizwa, dove si incontrano le genti del deserto, i beduini, che dopo lunghi viaggi a dorso di cammello si scambiano armenti in cambio di pesce essiccato. Cosicché, nello stesso mercato, spesso l'odore del mare si mischia con quello delle capre da latte e i belati si intrecciano con le voci umane. Le donne partecipano attivamente alle trattative. A differenza di quel che normalmente si pensa nei nostri paesi, qui la parità dei sessi è oramai una conquista accertata. La donna è rispettata come non mai. E anche le apparenti maschere che spesso coprono visi bellissimi non sono mai obbligate dal sistema sociale e religioso, ma indossate liberamente con orgoglio, in nome di una tradizione che per loro è solo un vanto. L'illuminata politica del sultano Qaboos è riuscita in soli 30 anni a far uscire questo paese dal Medioevo e ad avviarlo decisamente verso un futuro di grande progresso e prosperità. Oggi l'Oman, grande come l'Italia ma con soli 2 milioni di abitanti, è un paese ricco e sereno, dove nessuno paga tasse e l'istruzione è obbligatoria anche per i figli dei beduini. In un paese che non conosce alcun tipo di violenza o delinquenza, ma che ama rammentare con orgoglio le splendide pagine del suo passato. Muscat è una moderna e viva città che si espande in maniera rapida e razionale. Ampie vie, palazzi candidi e moderni, una perfetta organizzazione sociale. Una visita da non mancare a Muscat è il mitico Hotel Al Bustan, considerato uno dei 10 più importanti al mondo. Costruito dal nulla in pochissimo tempo, per ospitare una convenzione di tutti i paesi del Golfo e sede abituale dei rappresentanti dell'OPEC, cioè i paesi produttori di petrolio, questo straordinario albergo rappresenta al meglio la voglia di proiettarsi nel futuro di questa piccola nazione. È un luogo apparentemente di favola, la cui visita è accompagnata da musicisti che suonano l'arpa, profumi di incenso che stordiscono l'aria con un sapore intenso, un lusso colossale e abbagliante, che non sopraffà mai la solenne eleganza e discrezione che avvolge il visitatore. Qui siamo in una scuola elementare femminile di Muscat,
Le bambine sono in ricreazione e una inevitabile eccitazione le pervade di fronte agli ospiti stranieri, prevalendo persino sulla rigida disciplina imposta dalle insegnanti. Poi la pausa ha termine e una piccola orchestra composta dalle stesse alunne invita tutte con una simpatica e stonatissima marcetta mozartiana a rientrare in classe. Noi le abbiamo seguite assistendo ad alcune lezioni, quella di arabo, quella di musica, quella di disegno. Un'esperienza affascinante che ci dimostra il grande grado di cultura raggiunto da questo giovane paese. L'Università di Muscat è una piccola città dello studio che utilizza tutti i più moderni sistemi tecnici e didattici. L'ambiente è moderno e tecnologicamente all'avanguardia. L'informatica la fa da padrone in tutti i settori. La parità fra i sessi è molto più avanzata di quel che si può pensare. Gli studenti, pur se separati durante le lezioni, convivono tranquillamente. Le ragazze non sono obbligate a portare il velo e non hanno difficoltà a parlare con i ragazzi e a concedere addirittura interviste agli stranieri.
Nei dintorni della città, una splendida costa ci accompagna nel nostro viaggio. Un mare immacolato e praticamente vergine, da cui sbucano come per miracolo piccoli villaggi di pescatori, dalla vita tranquilla e antica. Poi, all'improvviso, altre visioni di grande suggestione. Splendide fortezze appaiono come dal nulla, testimonianza severa e splendida di antiche gesta. I forti, in Oman, sono un percorso di visita che da solo meriterebbe il viaggio e alcuni di loro rappresentano un incontro straordinario con la cultura e la storia antica. Alcuni sono solo piccoli fortini, simili alle nostre torri di avvistamento, altri vere e proprie fortezze, che manifestano ancora la loro antica potenza. Ecco allora il castello di Jalan Bani Buali, nella città di Sur. Sempre sulla costa di Sur scopriamo poi il castello di Kalmat, un piccolo fortino davvero inconsueto. È infatti interamente costruito di madrepora e visitandolo si ha l'inconsueta sensazione di immaginarlo intagliato in una barriera corallina sottomarina. Eccoci poi al castello e alle possenti mura di Bahala, le più lunghe dell'Oman, ben 12 chilometri, che sono state addirittura tutelate dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Un altro splendido forte sul mare è quello di Mirbat, con i suoi cannoni apparentemente ancora funzionanti, che ricordano le antiche funzioni di difesa di questi edifici. Anche questo castello, come tanti altri dell'Oman, è stato perfettamente restaurato da una campagna di lavori presieduta da architetti italiani, che hanno spesso ricostruito gli ambienti interni con le suppellettili e gli arredi originali, che ci danno una splendida immagine dell'antica vita di un tempo. Il castello che più di ogni altro rappresenta l'immagine vera dell'antico Oman è quello di Jabrin, nei pressi di Bahala. Si tratta di un immenso edificio, anch'esso splendidamente restaurato negli anni Ottanta dagli italiani, che permette una visita unica e affascinante nel mondo degli antichi imam, i governanti dell'Oman medievale precedenti il sultanato. Anche questo forte è stato allestito come un monumento. Sono stati riportati ai loro posti gli arredi e le suppellettili di un tempo, che ci presentano i vari ambienti esattamente come dovevano apparire secoli fa. Chiudiamo la nostra visita ai castelli omaniti a Nisba, l'antica capitale del paese e ancora oggi forse la sua città più affascinante. Al centro della città campeggia un forte davvero splendido, riportato perfettamente indietro nel tempo dal restauro dell'architetto italiano Giuseppe Biancifiori. Anche in questo caso si tratta di una costruzione imponente e perfetta,
i cui arredi sono stati maniacalmente risistemati come un tempo e la cui visita ci riporta magicamente indietro in un tempo di favole e di leggende, popolate da mitici pascià e sultani.